Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico che con l'aiuto di Dio ho compiuto nei giorni scorsi in Egitto. Mi sono recato in quel paese in seguito a un quadruple invito del Presidente della Repubblica, di Sua Santità, il Patriarca Copto Ortodosso, del grande Imam di Al-Azhar e del Patriarca Copto Cattolico. Ringrazio ciascuno di loro per l'accoglienza che mi hanno riservato, veramente calorosa. E ringrazio l'intero popolo egiziano per la partecipazione e l'affetto con cui ha vissuto questa visita del successore di Pietro. Il Presidente e le autorità civili hanno posto un impegno straordinario perché questo evento potesse svolgersi nel migliore dei modi, perché potesse essere un segno di pace. Un segno di pace per l'Egitto e per tutta quella regione che purtroppo soffre per i conflitti e il terrorismo. Infatti, il motto del viaggio era il Papa della pace in un Egitto di pace. La mia visita all'Università Al-Azhar, la più antica università islamica e massima istituzione accademica dell'Islam sunnita, ha avuto un doppio orizzonte, quello del dialogo tra i cristiani e i musulmani e al tempo stesso quella della promozione della pace nel mondo. Ad Al-Azhar è avvenuto l'incontro con il grande Imam, incontro che si è poi allargato alla Conferenza Internazionale per la Pace. In tale contesto ho offerto una riflessione che ha valorizzato la storia dell'Egitto come terra di civiltà e terra di alleanze. Per tutta l'umanità l'Egitto è sinonimo di antica civiltà, di tesori di arti e di conoscenza. E questo ci ricorda che la pace si costruisce mediante l'educazione, la formazione della sapienza, di un umanesimo che comprende come parte integrante la dimensione religiosa, il rapporto con Dio, come ha ricordato il grande Imam nel suo discorso. La pace si costruisce anche ripartendo dall'alleanza tra Dio e l'uomo, fondamento dell'alleanza tra tutti gli uomini, basata sul decalogo scritto sulle tavole di pietra del Sinai, ma molto più profondamente nel cuore di ogni uomo, di ogni tempo e luogo, legge che si riassume nei due comandamenti dell'amore di Dio e del prossimo. Questo medesimo fondamento sta anche alla base della costruzione dell'ordine sociale e civile in cui sono chiamati a collaborare tutti i cittadini di ogni origine, cultura e religione. Tale visione di sana laicità è emersa nello scambio di discorsi con il Presidente della Repubblica dell'Egitto, alla presenza delle autorità del paese e del corpo diplomatico. Il grande patrimonio storico e religioso dell'Egitto e il suo ruolo nella regione medio orientale gli conferiscono un compito peculiare nel cammino
verso una pace stabile e duratura che poggi non sul diritto della forza, ma sulla forza del diritto. I cristiani in Egitto, come in ogni nazione della terra, sono chiamati ad essere lievito di fraternità. E questo è possibile se vivono in se stessi la comunione in Cristo. Un forte segno di comunione, grazie a Dio, abbiamo potuto darlo insieme con il mio caro fratello Papa Tawadros II, patriarca dei copti ortodossi. Abbiamo rinnovato l'impegno anche firmando una dichiarazione comune di camminare insieme e di impegnarci per non ripetere il battesimo amministrato nelle rispettive chiese. Insieme abbiamo pregato per i martiri dei recenti attentati che hanno colpito tragicamente quella venerabile chiesa, e il loro sangue ha fecondato quell'incontro ecumenico a cui ha partecipato anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, il patriarca ecumenico, mio caro fratello. Il secondo giorno del viaggio è stato dedicato ai fedeli cattolici. La Santa Messa celebrata nello stadio messo a disposizione delle autorità egiziane è stata una festa di fede e di fraternità in cui abbiamo sentito la presenza viva del Signore risorto. Commentando il Vangelo, ho esortato la piccola comunità cattolica in Egitto a rivivere l'esperienza dei discepoli di Emmaus, a trovare sempre in Cristo parola e pane di vita, la gioia della fede, l'ardore della speranza e la forza nel testimoniare l'amore che abbiamo incontrato il Signore. L'ultimo momento l'ho vissuto insieme con i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i seminaristi nel seminario maggiore. Ci sono tanti seminaristi e questa è una consolazione. È stata una liturgia della parola in cui sono state rinnovate le promesse di vita consacrata. In questa comunità di uomini e donne che hanno scelto di donare la vita a Cristo per il regno di Dio, ho visto la bellezza della Chiesa in Egitto. E ho pregato per tutti i cristiani nel Medio Oriente, perché guidati dai loro pastori e accompagnati dai consacrati siano sale e luce in quelle terre in mezzo a quei popoli. L'Egitto per noi è stato segno di speranza, di rifugio, di aiuto. Quando quella parte del mondo era affamato, Giacobbe con i suoi figli se n'è andato là. Poi quando Gesù è stato perseguitato è andato là. Per questo raccontarvi questo viaggio entra
nella strada di parlare di speranza. Per noi l'Egitto ha quel segno di speranza sia per la storia sia per oggi, per questa fraternità che vengo di raccontarvi. Ringrazio nuovamente coloro che hanno reso possibile questo viaggio e quanti in diversi modi hanno dato il loro contributo, specialmente tante persone che hanno offerto le loro preghiere, le loro sofferenze. La Santa Famiglia di Nazareth, che emigrò sulle rive del Nilo per scampare alla violenza di Erode, benedica e protegga sempre il popolo egiziano e lo guidi sulla via della prosperità, della fraternità e della pace. Grazie.